Nel libro dei Proverbi è scritto: la casa si costruisce con la saggezza e si rende stabile con la prudenza. Mediante la scienza se ne riempiono le stanze di ogni specie di beni preziosi e gradevoli. Gesù oggi ci chiede di compiere una scelta importante: non solo conoscere e credere, ma agire. Ci chiede di vivere con saggezza, scegliendo per le fondamenta un terreno solido, duraturo nel tempo. Dalla sabbia si parte per costruire una casa provvisoria e precaria. Dalla roccia si parte per avere una casa stabile da abitare per lunghi anni. È questa la casa dove vivere per diverse generazioni e da condividere con altri in libertà e in pace. Se i talenti personali devono essere moltiplicati e condivisi, la vita è un tempo per vivere del dono dei frutti dello Spirito Santo, quali bontà, misericordia e amore, ed è anche uno spazio per dare libero accesso ai molti, per trovare la speranza del domani. Come nelle fatiche, la parola di Gesù, la fede e l'impegno concreto di vivere il Vangelo ci hanno aiutati a rimanere saldi e uniti fra noi. Come cerchiamo in famiglia di vivere un ascolto attento del Vangelo per applicarlo con sempre maggiore fedeltà? La parola che oggi ci regala il Vangelo è azione.